Sì? No, questa è una casa privata, ha sbagliato numero. No, no, si sbaglia. No, mi spiace, non insista. Un momento. Chi è? Lei chi è? Chi le ha dato questo numero? Probabilmente lo conosce, un certo Krajicek. Alex Krajicek? Sì, un gran simpaticone, ha ucciso mio padre. Lei per caso sa dov'è? Lei è il signor Mulder, non è vero? Sa chi sono, quale onore. Signor Mulder, ci potremmo incontrare? Ne sarei felice. Lasci il suo numero di telefono al mio assistente, la richiamerà fra 5 minuti. Gli dica che lo incontrerò fra 3 ore a Central Park, in prossimità dell'uscita per la 79esima vicino alla cisterna. Una volta finito di parlare, faccia disabilitare subito questo numero. Ora abbiamo anche il nome oltre alla faccia. Fantastico. Si chiama Luis Cardinal. Nativo del Nicaragua, istruzione americana, professione mercenario. Sembra che la sua abilità di tiratore abbia impressionato molta gente in Iran. Ne sono certa. Queste sono le buone notizie. E le cattive? È entrato nel nostro paese senza visto né documenti. Non sappiamo niente di lui. Indirizzo, telefono, conto bancario, niente. Usa altri nomi? Sì, molti. Non possiamo localizzarlo. Per quanto ne sappiamo, potrebbe già essere fuori dal paese. Dannazione. Pensano di farla franca. Vorrei poter dire il contrario. Continuate a cercarlo. Credo che abbiamo già fatto tutto il possibile. Cercate altre strade. A questo punto, solo Dio ci può aiutare. Ho visto avvenire cose molto più strane. Scommetto che è vero. Siamo soli, spero. Si è sempre soli a New York City. Lei sta cercando Alex Krajicek. Vuole ucciderlo. Vuole vendicarsi. Cosa le fa pensare che non l'abbiamo già ucciso noi? A che pro? Se mi dice quello che sa, le potrei anche consegnare Krajicek. No, risponda prima ad alcune domande. Cosa è stato ripescato dal fondo dell'Oceano Pacifico? Era un UFO. Un oggetto volante non identificato. Abbattuto dai piloti americani durante la Seconda Guerra Mondiale. È rimasto sempre lì. Tentammo di recuperarlo. Un sottomarino americano venne mandato lì 50 anni fa, ma ci furono complicazioni. Sì, morirono quasi tutti. Già. È ancora un mistero. Un mistero per chi? Ufficialmente fu data la colpa alla terza bomba atomica destinata al Giappone. Ma la verità è che nessuno sa che cosa sterminò quell'equipaggio. Io lo so. Lo sa davvero? Mi dia Krajicek e glielo dirò. Signor Mulder, questa sera le ho confidato tante cose e in cambio lei non mi ha dato praticamente niente. Non mi ha detto niente che io non sapessi già. Mi tolga una curiosità. Quando ha catturato Krajicek, perché non l'ha ucciso? Perché ha un nastro. Ah, già. Quel nastro. È da lì che ha preso le informazioni che ha venduto. Neanche lei sa dove Krajicek, vero? Lo sta cercando anche lei. Lo troverò. Chiunque può essere trovato. E questo lei lo sa meglio di me. Signor Mo-